Barbara D'Urso a Verissimo, dal GF alla rivelazione sugli over di Uomini e Donne. La schiena leggermente incurvata, la mano destra in avanti e quel ragazzi che è diventato un must del cancelletto Grande Fratello targato cancelletto Barbara D'Urso. Da martedì 17 aprile Carmelitta tornerà ad essere la padrona di casa del reality show di Canale 5 che torna nella versione NIP dopo 3 anni di assenza. La conduttrice ha parlato della nuova esperienza nel corso della puntata del 14 aprile di Cancelletto Verissimo. In pratica ho accettato 15 giorni fa la conduzione del programma anche se il corteggiamento era iniziato già a settembre e da qui gli outfit indossati a Domenica Live per ricordare la mia precedente esperienza. L'artista napoletana ha spiegato di aver tentennato molto prima di dire sì ai vertici di Cologno Monzese. So che vado incontro ad un rischio altissimo perché ora il Grande Fratello VIP e l'Isola dei Famosi sono programmi molto amati ma abbiamo trovato dei personaggi e delle storie in cui la gente si può riconoscere. Barbara D'Urso ha ricordato quando fu contattata dai vertici di Cologno Monzese per condurre la 3ª edizione del reality show, venivo dalla dottoressa Jo e da Orgoglio, una fiction che era andata benissimo. Ricordo che ero in Rai quando mi ha chiamato Pier Silvio Berlusconi che mi disse che voleva farmi una proposta. Avremo storie in cui la gente può riconoscersi. La D'Urso ha spiegato che in un primo momento aveva pensato che volesse affidarle un ruolo importante in una serie TV. Invece disse che ero l'unica che poteva prendere le redini del Grande Fratello dopo i 2 anni di conduzione di Daria Bignardi. Alla fine andò alla grande visto che facevamo 12 milioni di telespettatori per il 45 di share. Da quel momento Pier Silvio mi ha incatenato a Mediaset. La presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha anticipato alcuni particolari della 15ª edizione del GF. Ci saranno delle persone che non sono famose ma note per via delle loro vicende. I concorrenti saranno 14 ed il reality sarà più breve rispetto al passato in quanto durerà 2 mesi. Alcuni over di Uomini e Donne non sono male. Amata o odiata, per Carmelitta non ci sono mezze misure. Ho le spalle larghe, se ti criticano e dividi vuol dire che hai un carattere. A me piace essere amata visceralmente o l'esatto contrario. Del resto le persone alle quali sto sulle scatole possono tranquillamente cambiare canale. Stuzzicata da Silvia Toffanin la D'Urso ha smentito di essere fidanzata. Ho soltanto dei corteggiatori ed ogni tanto mi confondo pure. Magari Maria De Filippi potrebbe preparare un super trono per me, tra gli over di Uomini e Donne ce ne sono un paio che non sono male. L'attrice ha confermato l'operazione Vintage con il ritorno della dottoressa Jo con Patrick Dempsey ed ha rivelato di aver doppiato una cagnolina che si chiama Daisy. Il ricavato di questa produzione sarà utilizzato per acquistare croccantini.